Ore per tutti! Ora il metallo si paga di meno, grazie alle nuove miniere! Ah, Ezio, ben trovato! Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Avanti, amici! Qui il cliente ha sempre ragione! Specie se segue i miei consigli. Per ordine della signoria, tutti i mercanti che commerciano in lana grezza saranno d'ora innanzi ulteriormente tassati della centesima parte di ogni transazione da stranieri. Questo per mantenere l'esercito della Repubblica. Tutte le imbarcazioni. Che attraccheranno alle banchine della città verranno tassate in base alla portata. Nobili prezzi per nobili articoli, armature degne di un imperatore. Prenda un accidente. Ma a che serve quella danza diabolica? Se non altro deve aver bevuto vino di qualità. Avanti, non siate timidi! Voglio solo aiutarvi! Io non ho mai visto nulla di simile. Che buffone, non trovate? Portate qui i malati e i feriti! Però, agile il ragazzo. Giù, o ti colpisco! Giù, ora! Laggiù, cosa? Eccolo, è là! Lo vedo, là! Accidenti, sta scappando! Laggiù, prendetelo! Giù, giù, subito! Yeah.
Liberate la strada! Bastardo! Questo è il tuo ultimo giorno! Ehi, lascia... Nostro mastro torturatore. È fatta la finita, vale bene! Laggiù! Inseguitelo! Forza! Come mi piace! Stati di prima mattina! Là! Non fatemelo scappare! Laggiù! Inseguitelo! Forza! Non colpitemi, vi prego! Cosa ho fatto per meritarmi questa punizione? Salvami! Voglio filare! Qualcosa non va? Eh sì, respiri ancora. Ah,
Basta, vergogna! Andatevene, buffoni! Era meglio che non fate niente. Già visto. Andate via, figli di cani! Ehi, non posso solo muovere. L'avevi già visto. Non andrò lontano. È fatta la finita, maledetti! Prendete le mie salsicce! Tornatene a casa, canaglia! Vattene via!
Che succede? Padre, proteggici, perché le guardie non fanno nulla? Sarà meglio andarsene altrove.
Sei onesto quanto ora per la puttana tutti. Che si proclama. Ma vergine. Ho fatto quel che potevo, ma in futuro state fuori dai guai. Datemi retta. Provate le mie salsicce. Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco del macellaio Vito deve spostare! A tutti i mercanti che operano nelle mura della nostra economia repubblica, la città ha saggiamente incrementato l'imposta nominale sulle esportazioni registrate da una qualsiasi delle arti maggiori! Posticipato per via delle questioni legali che riguardano il gonfaloniere. È rimandato a qualcuno se va in giro così. Ma che serve quella danza diabolica? Per ordine della signoria. Giornata, non è vero? Senza dubbio è un uomo cura. Bene che vi diate una calmata. Dicono che il nuovo aggeggio dannazione. Prendetelo! Sono con voi. Vergognatevi! Venite, amici! Maledetti! Via! Lo prenderemo, non temete! Verrà imposta una piccola tassa per consentire le riparazioni. Tutte le imbarcazioni che attraccheranno alle banchine della città verranno tassate in base alla portata. Dove la portata? Non temere, è carne per i cani!
bizzarro. All'assassino! Guardie! Avanti, lasciate che vi presenti gli abiti più pregiati. Ora il metallo si paga di meno grazie alle nuove miniere. Un'altra volta allora. Ha una faccia nota. Dove l'avrò visto? Canaglie, vergognatevi. La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni frutti e voglio condividere con voi questa fortuna. Bravo, datti da fare. Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Francesco De Pazzi è in prigione. Non c'è più pericolo. Ah, salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberti? Buongiorno, gonfaloniere Alberti.
Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. Abbiamo finito le scene sacre all'aperto, ma non coordinazioni. Idiota! E ora che dirò ai clienti? Venite a gustare la pugna schiacciata di Luigi! Le trappole sono vere!
Manigoldo! Fermo! Tieni, come promesso. Grazie, fratello! Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Buondì, Claudia. Come stai? Bene. Non dovresti nascondermi le cose. È per Duccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi te l'ha detto? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpie. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli due parole. Avete perso il seno. Avete forse bisogno di un medico? Vi prego, commissario, sto solo tornando a casa. Che sì. L'ho già visto. Andate via, figli di cani! Vergognatevi! Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrei avere di meglio che un auditore. Birbante! Vieni, camminiamo un po'. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco! Zio, amico mio! Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana! Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia! Voi, auditore, siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti! Ti farò pentire di quello che hai detto! Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. È fortunata ad aver avuto uno come me. Bastardo! Bastardi! Tornatene a casa, canaglia! Vattene via! Andatevene via, canaglie! Sta lontano da mia sorella! Buongiorno, state bene? Andatevene, bastardi! Andatevene via, canaglie! Oh.
Provate le mie salsicce! Davvero, non pensavo. Portatelo a destinazione alla svelta. Molto alla svelta. Vi pagherò bene. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Carne fresca! Sempre fresca! Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà. Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere.
E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo, voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna, siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Esce fresco di giornata! È tutto fresco! È tutto buono!